Amici cari, ma voi come le seducete le persone? Io credo molto a questo trend di Instagram, di TikTok, di recente che parla del contatto visivo, cioè di tenere per un certo periodo di tempo, per tot di secondi, il contatto visivo con la persona che vuoi sedurre. Secondo me è vero, anche perché, cioè, a volte posso dire di averlo testato. Guardate che in realtà funziona, soprattutto credo che a noi ragazze faccia piacere che comunque un uomo ci guarda e non dice niente, perché molte volte gli sguardi gli sguardi sono meglio delle parole, davvero, eh? Provare per credere. Questa me la sono scritta. Bravo. E ce la siamo scritta anche noi. Benvenuti ai ragazzi, Jacopo, Matilde, Alessandra. Io direi che è il momento di lanciare la sigla, subito. Sex Box. E bentornati a Sex Box da Alessia. Ciao Natascia, bentornata. Ciao Ale e benvenuta anche alla dottoressa Gaia Polloni, la nostra sessuologa di fiducia. Ciao Ale, ciao Nati e ciao a tutti. Ciao ragazzi, insomma avete già dato un assaggio, ecco, di quello che sarà il protagonista di questo episodio, ovvero un tema molto intrigante, cioè la seduzione, perché insomma ci sono degli schemi un po' inconsci, delle trame inconsapevoli che ci guidano quando sostanzialmente incontriamo l'altro e si creano quelle alchimie che provocano quelle attrazioni fatali e quella cercare di creare una sorta di ascendente verso l'altro e di attrarlo verso di noi in qualche modo. E noi sappiamo, insomma, arriviamo dal regno animale, quindi una compartecipazione dei cinque organi di senso c'è sempre, però siamo molto più complessi, c'è il tema ovviamente anche del linguaggio non verbale, c'è il tema anche di certi spazi e certe dimensioni, certe distanze che riguardano proprio una prossemica vera e propria in tema di seduzione, ma anche il linguaggio dei segni, dei simboli, con tutti i significati e anche i messaggi che a volte sappiamo cogliere sulla base anche della nostra sensibilità, della nostra empatia con l'altro. Siamo complessi, Gaia, siamo difficilissimi e questa complessità ce la portiamo anche quindi quando ci relazioniamo all'altro, vogliamo un po' attrarlo a noi. Cos'è questa seduzione, Gaia? Ma la seduzione nel linguaggio comune è vista un po' come la capacità di attrarre l'altro a sé. Se poi però andiamo a vedere l'etimologia, quindi dal latino, seducere significa portare, condurre via, cioè io ti porto dove voglio e quindi ci può essere una certa intenzionalità nel portare la persona dove noi vogliamo, via anche dalla retta via, è quasi paragonabile a corrompere. È quasi un intento manipolatorio, mi fa pensare, in un certo senso, però ecco, insomma, la seduzione alla fine per molti è un'arte. Per qualcuno è un'arte innata, fortunato lui e fortunata lei, per qualcuno è un'arte che si impara e se c'è qualcuno che impara, dall'altra parte c'è qualcuno che insegna, Nati. Eh beh, noi non potevamo non avere qualcuno che insegna quest'arte. Abbiamo proprio collegato con noi Franco Trentalance, che è un attore, uno scrittore, un coach e appunto archiviata, diciamo, la sua esperienza di attore, ha fatto ben 440 film, appunto hard, si è dato anche proprio, come hai detto tu Ale, all'insegnamento e tra l'altro ha scritto anche tra i vari libri un'autobiografia, ma ha scritto anche un libro, Seduzione magnetica, come fare amare alle donne ciò che sei veramente. Franco, benvenuto. Ciao, grazie, benvenuti anche a voi. Grazie, ciao Franco. Beh, Franco, io direi, inizio subito a farti una domanda così. Allora, seduzione, io mi sono chiesto, ok, seduzione, ma è più un'arte o è un inganno? Intanto mi piace sempre sottolineare, forse non lo si fa abbastanza, come la seduzione non sia un pianeta a parte che sta chissà dove, ma fa in qualche modo parte di noi sempre e certe dinamiche non riguardano solo l'aspetto erotico sentimentale, ma riguarda tutti i campi della nostra vita, no? Prima i ragazzi dicevano il contatto visivo, ma pensiamo a un colloquio di lavoro, a una trattativa di affari e la nostra controparte non ci guarda o si dimostra indifferente, oppure noi parliamo ai nostri amici o parenti di un evento e nessuno ci guarda e ci ascolta con attenzione. Quindi molte dinamiche in realtà
si applicano, ripeto, a tutti i campi della nostra vita, non è un settore isolato che sta da quella parte lì. Venendo alla tua domanda, la seduzione, come diceva giustamente, è un talento che può essere più o meno sviluppato, più o meno coltivato, e è una forma, sì, ma diceva la dottoressa, simile alla corruzione, nel senso che ti porta via, però questo ti porta via può essere anche onirico, cioè ti porta in una dimensione dove cade un po' la razionalità, dove liberi i sensi, dove sei più libera di esprimerti a tutti i livelli, insomma, questa è un po' la mia opinione generica. Quindi un modo un po', diciamo, per slacciare la cintura di sicurezza. Io arriverei subito. Ragazzi, avete delle domande magari per Franco? Jacopo? Ciao Franco, mi permetto di darti del tu, perché in un certo senso sono cresciuto con te e i video insieme a Michael Righini, non i 440 film hard. Sei un ragazzo preparato. Abbastanza. Volevo chiederti, ma la seduzione nel tempo, con gli anni, cambia oppure è una costante storica? Ma secondo me la seduzione, come dicevamo prima, non essendo qualcosa di scollegato da noi, ma facendo parte di noi, si evolve insieme alla nostra persona, almeno così credo dovrebbe essere. Cioè io che adesso ho 50 anni, ho superato 50, sicuramente non seduco come quando ne avevo 25 o 35, ma non è una cosa studiata a tavolino, ma credo appunto che sia collegata all'evoluzione naturale che una persona dovrebbe avere. Dico dovrebbe avere perché purtroppo ci sono persone, uomini, donne, che rimangono capre a 20, a 30, a 50, a 60 anni. Non tutti hanno la forza, la voglia e il coraggio di lavorare su se stessi, di provare quantomeno a migliorare ed evolversi appunto come individui. Poi tutti magari facciamo degli errori, per carità, però almeno l'intento di migliorarsi credo che dovrebbe accompagnarci per tutta la nostra esistenza. Ragazzi, altre domande? Matilde? Ma io ho una domanda più che altro sul genere, perché mi sono sempre chiesta, le donne seducono diversamente dagli uomini. I tuoi corsi sono fatti per gli uomini, per le donne o per entrambi? La tua è una domanda interessante. In prima battuta credo che la donna sia assolutamente avvantaggiata nel sedurre, perché l'uomo, sapete bene, che è molto legato al visivo, no? E quindi la donna, quando si trucca, quando si veste, cammina, quando parla, quando si mostra in qualche modo, seduce automaticamente, perché l'uomo si basa sull'immagine, no? Perché parlavate di TikTok, di Instagram, adesso non siamo ipocriti, ma basta che una donna faccia mezzo seno o mezza chiappa e ci sono i boom di follower e di like. L'uomo nella sua pochezza è veramente schiavo dell'immagine, di ciò che vede. Detto ciò, appunto, in prima battuta credo che la donna sia favorita, ma poi dopo si gioca ad armi pari, cioè una volta finiti orizzontale, finiti a letto, detta come va detta, per conquistare veramente il cuore dell'altra persona non esistono più differenze, secondo me. Appunto, si gioca appunto ad armi pari. Come ecco, faccio una piccola prova nel manuale che avete citato. Eccolo lì. Franco, scusa, mi permetto, visto che appunto sono una donna, però io mi sto riflettendo mentre tu parli, però secondo me o sei seduttiva nel senso o non lo sei, nel senso come fai a coltivare qualcosa che tu intrinsecamente non ti senti addosso, non ti senti dentro? Tu prima parlavi di vantaggio per donne, la donna è più avvantaggiata, l'uomo un po', però appunto o ce l'hai o non ce l'hai. Ma secondo me ci sono due livelli di seduzione, no? Cioè quella più nobile, quella appunto che ti coinvolge da ogni punto di vista, e quella più basica che è legata alla fisicità. Quella legata alla fisicità non è abbastanza connaturata, credo, nella natura femminile. Cioè una bella donna, se anche vuole nascondere il proprio fascino,
non ci riesce, nel senso che trapela istintivamente a livello fisico. Ripeto, a livello di coinvolgere invece altre aree del nostro cervello, sì, una deve essere portata come deve essere portato l'uomo. Non è obbligatorio essere persone seducenti a tutti i costi. Appunto è un talento, uno lo può lasciare lì, lo può coltivare, lo può migliorare o può fregarsene bellamente e va bene così. Jacopo. Ma a questo punto, quanto la seduzione fa parte della persona, dell'identità della persona stessa, e quanto è una maschera, una posa? Qui non ho la risposta che valga per tutti e per tutto, e forse rimane un po' un mistero. Sì, io mi chiedo spesso a me stesso e anche agli altri perché si vuole sedurre, per bisogni di autostima, per migliorare la propria immagine rispetto a qualcun altro, perché si segue il programma mentale che in qualche modo abbiamo appreso da ragazzini, dal cinema, dalle canzoni, dalla televisione, perché magari c'era un nostro parente che ci diceva bisognerebbe chiedersi perché si vuole sedurre, e dopodiché quando rispondi a questa domanda credo ti sia più chiaro se è una maschera o se è una tua esigenza o se è un tuo modo di fare, che è quello migliore ovviamente, se la seduzione è naturale, anche se, e poi se volete ne parliamo un attimo, la seduzione è divertente perché è veramente un mix tra istinto e razionalità, tra passione e ragionamento. Una mia curiosità, Franco, ma quando parliamo quindi di corsi di seduzione, parliamo anche di una parte di apprendimento, ma questa si basa proprio su regole, su tecniche, perché in quel caso subentra anche, cioè la spontaneità è fondamentale, se perdiamo quel tipo di autenticità, perché abbiamo bisogno di vestirci un po' di quel ruolo ammaliante, poi non possiamo neanche pretendere che ci si ami per quello che siamo, se ci siamo proposti in un modo che poi non è così fedele a come siamo. Come si fa, insomma, a questa linea di demarcazione tra ti insegno qualche tecnica? Cioè, c'è anche questo di approccio? Ma come tutte le cose, dici un'osservazione giustissima, come tutte le cose una sana via di mezzo, no? Oggi mi stavo muovendo in moto e dicevo che bel sole, se però viaggiassi 8 ore sotto il sole mi brucierei tutto, no? E il motore scalda troppo. Viceversa, se viaggiassi sempre con la pioggia, è utile per l'agricoltura magari, ma sempre bagnati è un problema. Quindi come tutte le cose una sana via di mezzo. E nella seduzione non fa eccezione. C'è qualche realtà, se volete ve le dico brevemente, i miei 3 capisaldi. Dai, sì, però ci vuole anche un po' di istinto, no? di killer instinct in senso positivo. Dai, sentiamo queste regole, così ho la penna in mano, dai, così me lo segno, vai. Innanzitutto, non tutti lo fanno, è importante raccogliere informazioni, cioè quindi ascoltare, no? Sembrerà una banalità, ma è talmente banale che raramente viene fatto. Se io sono il miglior grigliatore di carne della città e mi piace una donna vegetariana, ma non mi informo di questo, l'invito alla griglia della domenica, sarò subito partito col piede sbagliato. Quindi raccogliere informazioni. La seconda cosa è individuare il target, diciamo così, perché, che ne so, se io parlo di cervello quantico a una ragazza invece un po' superficiale che pensa solo allo shopping, ma che palle, questo qui mi parla di cervello quantico, o viceversa. Quindi il target è fondamentale, se no è un po' come... C'è una mia amica che è una bella donna, affascinante, ma si stupisce di come certi uomini basici, e basici è un complimento, non la apprezzino più di tanto. Dice, grazie, tu sei fine, elegante, intelligente, ti rivolgi a dei caproni che magari fanno sesso, è chiaro che il caprone non viene affascinato da te, perché... È un po' come diceva il Vangelo, delle perle ai porci. Cerchiamo un territorio comune, insomma, no? E troviamoci a mezza via. Sì, il target appunto è importante, definisco così, ma insomma il riferimento rispetto all'altra persona. E poi credo sia importantissimo
sapere accettare le eventuali sconfitte, perché nel gioco della seduzione non sempre si va a segno, no? Anzi, si viene sconfitti più di una volta. Questo vale per entrambi i sessi, per ogni persona. E quindi è importante sapere accettare la sconfitta senza sminuire l'autostima di sé, senza fustigarsi perché magari quella cosa, quella situazione non è andata a buon fine. Va detto un'altra cosa, poi se mi dilungo fermarvi, che spesso nella seduzione siamo capricciosi, siamo dei bambini cresciuti, cioè mi piace quella persona, ma perché? Ma non avete niente in comune, siete distanti in tutti i sensi. E non mi interessa, mi piace, la voglio. E siamo proprio dei bambini. Però, Franco, scusa, ti interrompo, quello che hai detto anche prima, alla fine io magari uno si crede chissà che strategie, no? Parlavamo prima di mistero, però in realtà sono tre punti abbastanza fondamentali, no? Saper ascoltare il target e accettare le sconfitte, alla fine è veramente a portata un po' di chiunque, no? Beh, però è un po' come guidare la macchina, no? Se tu sai guidare, dopo un po' puoi guidare anche, che ne so, ascoltando la musica o guardando un po' il panorama che ti circonda. Se non sai guidare, ti schianti contro un muro. E quindi la seduzione ha un po' delle regole, tutto sommato semplici, ma che bisogna fare proprie perché siano efficaci. Un'altra cosa importante, che io mi diverto a enorizzarci sopra, è il timing, no? A me piace giocare a tennis, si dice il timing sulla palla, cioè tu puoi fare il movimento corretto, però se la colpisci un attimo prima o un attimo dopo cambia l'efficacia del colpo. E tra l'altro, Franco, a proposito, scusa, di timing, perché abbiamo un po' il tempo che corre, io, se non ti dispiace, farei l'ultima carrellata con i ragazzi, magari se avete ancora un'ultima domanda per Franco prima di salutarlo. Io volevo fare una domanda a Franco, ciao, prima cosa. Ciao. Allora, prima hai parlato per un attimo del capire perché si vuole sedurre, e quindi a me mi vengono in mente due possibilità sul perché si voglia sedurre. La prima è quella che hai detto tu del capriccio: io voglio quella persona magari detta terra terra non me la dà e quindi voglio che me la dia e quindi voglio imparare a sedurla perché la voglio. Oppure l'altro motivo può essere per me stesso, ovvero per sentirmi io in grado di sedurre una donna. Quindi non dipende da lei, ma è una cosa per me fine a se stessa, cioè dimostrare a me stesso che sono in grado di sedurre. Ma in questo caso non sarebbe un po' immorale, perché lo sto facendo solo per me, in una cosa che coinvolge due persone? Ed è una cosa che penso molti uomini facciano, cioè il fatto di voler attrarre le donne a sé solo per il proprio gusto di farlo, e a volte si parla appunto di uomini che illudono le donne. Seduzione e conquista, sì. Che viaggiano su due binari. Franco. Beh, intanto per il reciproco, cioè vale anche per le donne, non è che le donne sono sante e gli uomini sono dei pervertiti, vale per tutti. Ma tante attività della vita vengono fatte principalmente per se stessi, e poi questo egoismo, tra virgolette, poi può diventare utile o efficace per il bene del prossimo, no? Io dico, non so, Madre Teresa di Calcutta era una donna molto egoista, perché lei stava bene nell'aiutare gli altri. In questo caso il suo egoismo era apprezzato e magico. Però era una grande egoista, per dire, mi è venuto questo esempio qui. Spesso l'egoismo, appunto, non è negativo in partenza, dipende qual è la finalità, come dici giustamente tu, e comunque se tu sei corretto. Io posso cercare di sedurre, voi siete donne, quattro donne in studio, potrei cercare di sedurvi illudendomi che sia io a decidere. Però dipende sempre la correttezza che adotto nel farlo, cioè se sono falso, se sono ipocrita, se dico un mucchio di bugie, o se mi pongo invece in una maniera più trasparente, e quindi il gioco è più chiaro. Franco, guarda che ti invitiamo la prossima volta, perché adesso il tempo a disposizione è terminato, però la prendo come un invito e ti inviteremo e faremo questa prova. Cercherai di sedurci e vediamo cosa capita. Ci prestiamo a questo gioco delle parti. Ma sapete che l'uomo rimane un po' bamboccione tutto sommato, e voi ci fate danzare così credendo che... Qui sta creando un'illusione, poi insomma, ci sono tutti questi meccanismi. Io, Franco Trentalancia, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per la fiducia che hai riposto in noi, e chi lo sa, magari alla prossima volta.
la Svizzera mi piace, voi mi piacete, lo studio anche, sono convinto che ci vedremo. È fatta, grazie. Grazie Franco. Ciao Franco. Ciao Franco. Ciao. A presto. Quante riflessioni, quanti spunti ci ha lanciato Franco, perché effettivamente ha detto delle cose pazzesche. Innanzitutto io partirei da una delle ultime cose che ha detto, perché a me sembra di capire anche che il tema del seduttore e anche il gusto di sedurre, il piacere di farlo, c'è una forma anche un po' narcisistica in tutto questo. Sì, soprattutto nei seduttivi compulsivi. Sì. Quindi che seducono per poi avere una conferma del proprio valore personale. Ah, allora valgo, allora sono brava, allora sono ancora capace di... quindi sicuramente ci può essere questo aspetto nella compulsività. Anche io ho un sacco di, Madonna, di riflessioni. Le avete tirate fuori tantissime. Sì, io rimango, poi mi direi tu Gaia, io rimango di questa cosa, che c'è qualcosa che non mi torna, perché a me sembra di voler recitare una parte, come dicevamo anche secondo l'etimologia, andare fuori dai propri binari. Se tu hai la tua storia, è come se ti sforzi di essere qualcun altro, e anche tu Alessia l'hai detto anche prima, no? Nel senso, è dopo che l'ho portata a me o l'ho portato a me. Ora mi devo rivelare, adesso devo farle capire davvero chi sono. Non puoi convincere una persona di valere se questa persona non lo sente dentro, quindi chiaramente per tutte quelle persone particolarmente insicure che hanno una bassa autostima ci deve essere un lavoro personale. Quindi una psicoterapia o comunque un lavoro su di sé. Che poi c'è anche un bisogno evidentemente di farsi accettare e piacere, che magari si ha paura di deludere, ma forse poi creando l'illusione la delusione arriva comunque. Certo. Insomma, è un po' un cane che si morde la coda. Però qui siamo magari su un livello un po' esasperato, perché a me piacerebbe invece ricordare quali sono gli elementi che contribuiscono, che giocano un ruolo fondamentale nella seduzione, Gaia. Sì, partirei proprio da un livello ancestrale, come dire, no? Proprio la chimica della seduzione, perché adesso abbiamo parlato di atteggiamenti, strategie, però c'è un aspetto inconsapevole, no? A volte una persona ci ispira e non capiamo perché, siamo attratti da una persona e non capiamo perché. Allora torniamo un po' ai cinque sensi, pensiamo per esempio che l'odore di una persona a volte è fondamentale, motivo per cui alcuni autori tra l'altro sostengono che poi le persone che si conoscono online, quando si incontrano nella realtà, a volte non si piacciono, perché magari non c'è questa componente quando si è online. Sì. Che tra l'altro si rifà ad un sistema che si chiama complesso maggiore di istocompatibilità, che è un complesso grazie al quale noi siamo in grado di individuare la persona olfattivamente più attraente per noi, che paradossalmente significa con un sistema immunitario il più diverso possibile dal nostro. Questo per evitare di concepire o comunque di procreare con una persona che possa essere un parente, no? Migliorare quindi, la specie praticamente. Esatto, quindi dobbiamo scegliere una persona diversa da noi dal punto di vista del sistema immunitario. E poi sempre per stare sui cinque sensi e sull'evoluzionismo, pensiamo per esempio che gli uomini sono più attratti dall'odore e anche, quindi dall'odore della pelle, ma anche dalle secrezioni vaginali, per esempio, di una donna nella fase ovulatoria, periodo ovulatorio, quindi appena prima e durante l'ovulazione, così come sono più attratti dalla voce di una donna che risulta più femminile quando ovula. Quindi è interessante, perché poi ci sono appunto questi aspetti biochimici, esatto, un po' legati all'evoluzionismo, che però tralascia un po' le persone con un orientamento non eterosessuale. E infatti ci ho pensato proprio prima della puntata e ho anche fatto delle ricerche. Devo dire che purtroppo in letteratura non ci sono studi validi per quanto riguarda la seduzione in orientamenti non eterosessuali. Ragazzi, domande a Gaia, perché qui secondo me anche abbiamo aperto. Comunque io per la prima volta nella storia ho una domanda da fare ai ragazzi. Venga, via. Non è mai successo. Preparatevi. Allora, no, perché mi ha colpito una cosa che diceva Trentalance, diceva insomma che per una donna è facile sedurre, basta che sia bella, no? Ma io mi sono detta, ma tutte quelle donne che in realtà non sono così belle, ma hanno una capacità, un magnetismo, no? E la stessa cosa peraltro vale per alcuni uomini che non sono canonicamente belli, ma hanno questa capacità di... E allora ho detto, ma vi è mai ho pensato di chiedervi, vi è mai capitato di essere attratti magari da una persona stereotipicamente non bella? E quindi se vi siete anche chiesti che cosa vi ha attratto di quella persona? Ma in realtà si dice non è bello ciò che è bello, ma bello ciò che piace. A me è capitato, sì, devo dire che secondo me l'attitude, come ci si pone nei confronti di una persona, fa tantissimo.
a me è piaciuto per un sacco di tempo un ragazzo esteticamente magari non bellissimo, però intellettualmente wow, fantastico, faceva mille cose, suonava, studiava, era interessato a mille cose. E diciamo che quando si parlava si trovava sempre un punto d'incontro, quindi in realtà questo si ricollega a quello che ha detto prima in collegamento. E secondo me è davvero, cioè, non c'entra tanto la bellezza, sia per una donna che per un uomo, quando ci si pone, ma c'entra proprio l'attitude, come si guarda, come si parla anche. Io ho una, mi sono presa nota di una citazione. Allora, per le donne il miglior afrodisiaco sono le parole. Il punto G è nelle loro orecchie. Chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Allora, non l'ho detto io, questo l'ha detto Isabella Allende, che è una scrittrice. Beh, quanto è vero. Assolutamente. Assolutamente. E poi devo dire una cosa, secondo me noi donne ci rendiamo conto di quando un uomo ci sta, tra virgolette, prendendo in giro nel sedurci, quando magari vuole solamente farlo per sé. Cioè, a me è capitato recentemente con questo ragazzo, sono uscita un paio di volte. Aspetta, questo mi suona da morire come un momento verità di Matilde. Lo vogliamo come tale, quindi parte la nostra sigla. Ecco, mi stavo dicendo, in realtà a me è capitato di accorgermi proprio che questo ragazzo non stava, tra virgolette, non stava seducendo me, ma stava seducendo me per lui. Quindi, vabbè, ci siamo incontrati una sera in discoteca, poi si è rimasti in contatto, mi ha chiesto l'Instagram, bene, mi scriveva, mi chiedeva di uscire quasi ogni giorno, quando alla fine ho detto, vabbè, basta, adesso ci esco. Ci sono uscita una volta, non è successo niente, abbiamo parlato per un paio d'orette. Siamo usciti la seconda volta, abbiamo parlato e dopo è scattato il bacio. Ha iniziato lui, ho detto vabbè, perché no. E poi mi sono accorta, ho detto, ma aspetta, questo qua, secondo me, voleva quasi per una sua soddisfazione personale, per dire sì, wow, ce l'ho fatta. E poi è sparito. Cioè, questa cosa strano, perché non te ne accorgi così tanto prima, ma dal momento in cui le cose si fanno più concrete ti accorgi che alla fine era per un puro egoismo personale. Cioè, è brutto da dire, però è vero, succede. È un po' quel narcisismo che dicevamo prima. Sì, la tacchetta sul muro, esatto, ecco, un'altra. Il visto. Sì, certo. Jacopo. Io vorrei sempre rispondere a Gaia. Quello che mi è parso, che concludo dopo il discorso di oggi, è che la seduzione è quasi una forma di ipnosi. Mi sembra, anche riferito all'esempio che faceva Franco del lavoro, delle relazioni sociali, e anche in funzione del fatto che non è sempre la persona più bella, la persona con la qualità più spiccata a riuscire nella seduzione. Perciò adesso ti rigiro la domanda, Gaia, tipo a uno. Io che pensavo di averli fregati oggi. Invece no. Abbiamo parlato della seduzione da campo di battaglia oggi, cioè quando la metti in pratica è quello che succede, ma in infermeria come emerge la seduzione? Come si affronta il tema quando una persona è ferita da questo e ne deve parlare o affrontarla, superarla? Quindi una persona che ha subito un rifiuto o una vittima di un seduttivo compulsivo? Beh, entrambi a questo punto. Due ne hai, Gaia. Esatto, doppia domanda, la punizione. Però. Allora, chi ha subito un rifiuto, penso insomma, che si possa, ecco, elaborare il rifiuto, ma anche leggerlo in un'ottica di sto provando a mettermi in gioco, ed è normale che su X tentativi ci siano anche dei fallimenti, quindi non leggerlo troppo su di sé come allora io non valgo, c'è qualcosa in me che non va, quanto forse non c'era una compatibilità, perché poi anche di compatibilità si tratta, tra me e quella persona, e quindi non scoraggiarsi ma continuare a mettersi in gioco. Vittima di un seduttivo compulsivo ce ne sono tanti, così come ci sono le vittime di persone, insomma,
con disturbo narcisistico di personalità, per esempio, e anche questo lo si affronta in terapia. E sempre con lo stesso discorso, cioè non leggere questa cosa su di te, era un meccanismo suo, ok? Questo è un meccanismo suo perché ha bisogno di conferme del proprio valore personale. Tu sei stata usata o ti sei fatta tirare dentro, non sei stata in grado di, ma non ti colpevolizzare per questo. E poi insomma loro hanno citato insieme a Franco anche TikTok, i vari social dove cercate anche di scoprire questi segreti. In realtà trattasi di un'arte un po' misteriosa, questi svelamenti che forse insomma non fa tanto pace con questa era in cui c'è una sovraesposizione dei corpi, abbiamo sempre messaggi che rimandano a questi richiami continui. E insomma ci si chiede anche la dimensione del tempo, che fine faccia, perché nell'era digitale è tutto veloce, il texting che ha sostituito il sentire, quindi forse va recuperata un po' questa scoperta, questo gioco delle parti, questo preludio, e goderselo anche, e cercare anche di conoscere se stessi, perché insomma passava anche il messaggio del lavorare sulla propria identità, la propria evoluzione, quindi insomma prima un lavoro su di sé e poi arriviamo all'altro. Fantastico, ma quanto ne sappiamo? Madonna, quante cose impariamo qui, che bello, 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 bello. Ragazzi, mi sa che il nostro tempo quindi è proprio agli sgoccioli, quindi ci salutiamo, grazie un sacco per tutti le vostre riflessioni, il momento verità di Matilde, e un saluto enorme alla nostra Gaia Polloni che sempre ci illumina d'immenso. Un bacio a voi e a tutti voi. Ciao, ciao Natasha. Ciao Ale. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.